Upland. Allora, faremo una chiacchierata con Mark per la prossima oretta circa su tutta la sua storia. C'è un disco nuovo che sta per uscire, ma ci sono quasi 40 anni di storia musicale sua. So it's almost 40 years that you're in the recording business. It's a lot. I know. I'm sorry. This is the only thing I can say. That you're sorry? Such a lot of songs. Too many. Too many. You were telling me before that you don't actually know how many songs you've done, you've written, right? No, I don't know how many songs, and I don't know how many guitars I've got. I've got about at least 3 guitars. That you used during the 40 years, just 3 guitars. 3 or 4, maybe 4. Maybe 4. Noi abbiamo anche una traduttrice, che però non è collegata in questo momento, ok? Allora sì, dice, 40 anni di storia musicale, ha detto mi dispiace, forse non un po' troppi, non si ricorda quante canzoni, ma probabilmente ha usato 3 o 4 chitarre in questa. Are you a guitar maniac? Like everywhere you go you have to buy a guitar, you have like a whole room full of guitars and stuff? Everywhere I go I have to look. Dove vada io guardo. Go look. So if there guardo was one in giro, e se ce n'è uno nella vetrina del negozio. I would go and have to cross the decisamente street. Decisamente devo attraversare la strada. Look. Guardare ancora. But I know better than to buy everything. Però mi astengo dal comprare qualsiasi cosa. But no, I must have, seriously, I must have. Ora seriamente. 200 guitars. Forse ho qualcosa come 200 chitarre. And it's not my fault. Ma non è colpa mia. People give them to you, you know. La gente ce le regala, lo sai. If a company. E se una ditta. Your name on. Ci scrive sopra il tuo nome. Then they send 10 for you to. Check, you know, e poi te ne mandano 10 perché vogliono che controlli un dettaglio. Quando ero piccolo, volevo una chitarra. Now I'm ancient. Adesso che sono un pochino più anziano, me le tirano da dentro le finestre, me le tirano addosso. Sono troppe. Quando lui ha cominciato, era il 77-78, era un periodo in cui stavano succedendo un sacco di cose nella musica, c'era il punk, ma c'era anche la disco music, e improvvisamente arriva questa band da Newcastle che però fa di fatto del blues americano. So when you started almost 40 years ago, there was so much going on in music. There was punk, there was disco, it was beginning of rap, and suddenly from Newcastle comes this blues band that we, when we saw your first album, we were thinking you were American, but then, so yeah, maybe I did too. I wanted to have a just any. I was desperate to get any kind of riuscire ad avere un qualsiasi tipo di band che fosse disposta a suonare le mie canzoni. Pushing. E quindi io ho dovuto insistere. It was like being pregnant. Era come spingere quando sei incinta. And what were you listening to at the time? What were you like your influences? Quali erano le tue influenze? Cosa ascoltavi? Well, I'd done a lot of listening. Ho ascoltato tantissimi artisti. I must have. Credo. Well. I must have drunk all the coffee and half the coffee in Brazil. Devo aver bevuto tutti i caffè dei bar in Brazil. E un amico mi ha detto, in Leeds, un amico che abita a Leeds,
in my late teens, 20 or so, when I'd left Avevo 19, 20 anni e sono andato via dal Newcastle. So I just listened to e lo ascoltavo i dischi like che lui mi passava. Era come l'università del blues per me. E quindi ascoltavo tanta musica folk, ascoltavo qualsiasi cosa in realtà. For a long time, I had e per tanto tempo folk clubs, ho dovuto suonare ed esibirmi con una chitarra acustica, questa qui è la chitarra acustica, nei club folk. Because I couldn't afford, perché non mi potevo permettere un amplificatore. So I had cheap electric guitar, avevo una chitarra elettrica a buon mercato, ma non ho avuto il coraggio di chiedere a mio padre, mio povero papà, di comprarmi un amplificatore. So I blew up the radio. E quindi ho fatto saltare la radio. You know, really, really very, very odd. Very odd childhood. Ho avuto un'infanzia molto movimentata. But I learned how to finger pick, and I think that was important playing in folk clubs. Però ho imparato suonando in questi club folk a muovere le dita sulle corde. Broad, you know, ed era anche ampio il mio repertorio. Volevo suonare il blues, l'elettrica. E suonavo un po' di tutto. So I think it was I had an interesting. Deve essere stata un'origine molto variegata come chitarrista. Non ho mai preso lezioni. Quindi se sbaglio sappiate che sono autodidatta. Vi assicuro che un insegnante di chitarra mi guarderebbe e se ne andrebbe. No. Anzi, direbbe no, no. That's wrong. No, non va bene così. You're doing it wrong. Lo stai facendo male. I play guitar. Io suono like la chitarra come. Like a plumber. Come se fossi un idraulico. Suono la chitarra come un idraulico. One of the things I would love to do is una delle cose che mi piacerebbe tanto fare is when I'm too decrepit to talk, quando sono un po' troppo decrepito, which won't be long now, che ovviamente sarà fra un sacco di anni, on Tuesday morning, il martedì mattina alle 8:30 mi suona il campanello di casa would be my guitar teacher, e dovrebbe essere il mio insegnante di chitarra. And he would set me che mi potrebbe dire, anzi, proper exercises, siccome non mi riusciva a far fare gli esercizi come si deve, have to be e probabilmente sarebbe molto strano per lui, quelli piccoli esercizi facili su cui mi posso esercitare una settimana, così poi il martedì successivo, la mattina, mi risuona il campanello e mi direbbe, right, bravo, hai fatto bene. Hai visto che ce l'hai fatta? Tornando seri, la musica, come qualsiasi musicista degno di questo nome sa, è infinita, non ha fine, non ha confini, è universale, continua. Sono sicuro che tu lo sai. And so there's a new album out, c'è un nuovo album che esce tra un mese, il 17 di novembre esce un album che si chiama Down the Road Whenever, Wherever, right? Down the Road Wherever, is the title of the new album. Well, that means Wherever, Whatever, va bene sia Wherever che Whatever, cioè ovunque o in qualunque modo, è uguale. Why this? I mean, I know that this is it's a sentence of a song of the album, right? Yes. From one sì, of the è proprio un verso di una delle canzoni dell'album. Yeah. What about this song? Because there's a good story about this song, which is called One Song sì, at a Time. C'è una bella storia dietro a questa canzone che si chiama A Song at a Time. One of the songs, sì, una delle canzoni, infatti, si chiama Una Canzone alla Volta, A Song at a Time. It's a bit like being a songwriter. E sapete, quando sei un cantautore e ti si fissano certe idee nella testa, una volta ho fatto un disco con un ottimo, eccellente chitarrista, Chet Atkins, e noi siamo diventati amici.
dear Chet, and il caro Chet. He would talk to me, e lui mi parlava his house, and he would be talking about his childhood, raccontandomi della sua infanzia. Un'infanzia very impoverished, davvero in una famiglia povera, con pochi mezzi. Non aveva neanche un giubbino per andare a scuola. Ed era anche, sapete che il Regno Unito fa molto freddo. E mi ha detto, io sono riuscito a uscire dalla povertà una canzone alla volta. Una canzone alla volta. Mi è rimasta impressa questa frase. And that's one of the afflictions of being. Ed è una delle mie afflizioni, che mi rimangono le cose in testa. Uscire dalla proprietà una canzone per volta, una bellissima cosa. Allora, noi siamo a un festival di video, e c'è, avete visto un medley della carriera di Mark attraverso i suoi video, ma ce n'è uno in particolare che ha marcato la storia, e devo dire che devo anche ringraziarlo personalmente, perché sa che se da 23 anni lavoro per MTV e ci mantengo la famiglia, è perché lui nel 1987, con un video che si chiamava Money for Nothing, è stato il primo video trasmesso da MTV. No, scherzavo, continua. Non ho capito una parola tanto. There's one particular video that is important because it was the first video broadcast by MTV Europe when MTV came to Europe from US. That was Money for Nothing, which has the sentence "I want my MTV inside." Yes. So. Yes. Sì. It was an advert. Era una pubblicità. They were advertising themselves. Si facevano pubblicità da soli, praticamente. Sting, io ho visto il Police fare una pubblicità per MTV. Non cantavano, dicevano proprio I want my MTV, voglio la mia MTV. For MTV were like that. Oh, delle parole simili, comunque dicevano qualcosa su volere MTV. Something made me put that to, in quelle parole to mi ha don't stand so close to me. A fare altrettanto, perché loro erano vicini a me in qualche senso. So I said when we were recording. Allora mi sono detto quando abbiamo registrato. I said to the guys, I wish they were here. Quanto vorrei che Sting fosse qui. That was it. We were on a tiny little island. Eravamo in una piccolissima isola where there was an Air Studios, e dove c'è uno studio di registrazione. And I was using Air Studios all the time in London, and so they persuaded us to go out to Montserrat. And I said to the guys, God, I wish Sting was here because I'd like to get him to sing this line. Mi servirebbe lui per cantare questo verso. He said, he's here. E mi hanno detto, guarda che è qui. He was in Montserrat, by chance. Yeah, and per caso era proprio lì a Montserrat. Came in and he sang it, and è venuto da noi, into the studio, è proprio entrato nello studio, he said, what's wrong? E mi ha detto, I said, che c'è che non va? He said, e io ho detto, fighting. Che c'è, che com'è? I said, hey, well, mi hanno detto, would you like cercare? To sing this thing? And, sì, vorrei tanto che tu cantassi and, questa cosa per me. Great. E lui è stato fenomenale. Quindi una mozzera. Two guys from Newcastle in Montserrat. Yes, Sting is from Newcastle. Sì, anche Sting viene da Newcastle. Quindi Sting era lì e gli ha fatto cantare questa canzone I want my MTV, cioè il brano della canzone I want my MTV. Stiamo per rivederlo questo video. Il video è stato importante anche perché, insomma, di fatto ha voluto dire l'inizio di una nuova era, ed è una canzone poi straordinaria. And the video has the MTV logo inside. Yeah, and that line, I want my MTV. E quel verso, I want my MTV, è stato scritto da un ragazzo che ovviamente lavorava per MTV. Uno dei direttori, non mi ricordo il nome. Comunque se guardate su Wikipedia lo trovate. Ok, io credo che se dalla regia siamo pronti lo possiamo vedere, il video di Money for Nothing dei Dire Straits, dopo tanti anni, dopo 31 anni. There has always been a lot of love for you and your music from Italy.
The Italian people loved you from North Sicily. So what are your memories? I love Italy. What are your memories? I love everything Italian. Excuse me? I love everywhere in Italy and everything Italian. I love the north, I love the south, I love the middle. Mi piace il nord, il sud e il centro. I love Sicily. Mi piace la Sicilia. I love the wine, I love the food, I love come on, I love the motorcycles. Mi piace il vino, mi piace il cibo e ovviamente mi piacciono le motociclette. And I remember stadium shows. I mean, Dire Straits were at that level at a certain point, everywhere in the world probably, but in Italy for sure, we saw massive shows back in time. But there's not only, non c'è solo la sua carriera con i Dire Straits e solista, ma c'è anche, sono anche tante altre cose che ha fatto. You did a lot of other things besides playing with the band and solo, like producing, scoring movies, like Local Hero, like producing other people's work. Yeah, well, I just think that I was trying to have a more interesting life. Sì, tutte queste cose che ho fatto erano un tentativo per avere una vita un po' più interessante. You know, I think you could get stuck in the round of gigs and the same kind of thing. And so I think it expanded me, you know, my attempts to do those things sort of expanded things somewhat. Sai, a volte I just got used to working with more musicians and more things. Sai, a volte ti trovi incastrato nelle serate, negli spettacoli, e invece volevo un po' allargare i miei orizzonti, suonare con persone diverse. Ecco, questi sono stati i miei tentativi. But I honestly didn't think I could do it, and I still, you know, whenever there's something like that to do, there's always plenty of doubt in my mind. Però devo confessarvi che ho sempre pensato di non potercela fare, e tuttora è così. Ogni volta che si presenta un'occasione, una serata, io ho infiniti dubbi. No, I'm always, so I always think, well, okay, it's time I went back to my little ditties, you know. Anzi, ogni tanto penso, vabbè, adesso bisogna che io torni alla strada, al sentiero conosciuto. In particular, Local Hero, the song from Local Hero is like the anthem of Newcastle. La canzone Going Home di Local Hero è la canzone della squadra del Newcastle. Newcastle United. Newcastle United. Yeah, and UFC, my team. And it's a great feeling. It's a great feeling to be in St. James's Park and, you know, to see the team going out to that music. It's fantastic, you know? It's a Geordie anthem up there, you know? Geordie anthem, yes. Yeah. Assolutamente sì. L'UNFC, United Football Club, la mia squadra, e quando sei a St. James Park è bellissimo vedere i giocatori che entrano in campo sulle note della mia canzone, di questo inno. And there's a musical about to be done on Local Hero, right? Yes, the musical, and I tell you, I would never have thought I would or could do a musical, but I just kind of seem to have done it. A musical, a Local Hero, which is, you know, will be on the way next year sometime. It's going to open in Edinburgh in a small way. Then it's going to close for a while and build up for a bigger stage somewhere else. Sì, devo dire che i Local Hero faranno un musical, e onestamente io non ho mai pensato di essere in grado o di avere i mezzi per fare un musical, invece l'ho fatto, eppure è proprio così. È pronto, sarà sui nostri schermi il prossimo anno, la serata iniziale sarà a Edimburgo, poi chiuderanno per un certo tempo per poter allestire un palco in un'arena più grande da qualche parte. L'avete ascoltato. Change your mind. Magari poi cambiate idea, eh? Sulla fiducia. But you know, it's different from film, of course, because you have to write songs for the characters, you know, and I found that I love the story so much, and I get emotional at the end of that story, even when it's just being read through. So I found that I could do that. I could write the songs for the people, you know.
Devo dire che è stato differente, diverso rispetto al film, anche perché quando scrivi un musical deve scrivere le canzoni apposta per i personaggi. Ed è una storia che mi è piaciuta tantissimo, mi sono commosso. Anche semplicemente dopo aver letto tutto quanto, il copione e tutti quanti i testi, ho capito che ero in grado di scrivere canzoni per le persone. So having said all that, you know, let's hope it's not a disaster, right? Quindi, visto che vi ho già raccontato tutto, speriamo che non sia un disastro completo. What we already know is that the new album is good. I mean, I've heard it before before meeting you, and the people will hear it next month. And it's for sure it's a great album. It's a very coherent musical album. I think it's sto dicendo che quello che sappiamo già, lo saprete tra qualche settimana, è che l'album nuovo è un album bellissimo, un album molto coerente, fatto di canzoni che si ascoltano molto bene una dopo l'altra, è proprio un album, cioè un disco che si ascolta dall'inizio alla fine con grande piacevolezza. Thank you very much, but it's far too long. I know it's too long. Grazie mille, però so che ho scritto troppo, è troppo lungo quell'album. Yeah, I'm sure it's too long, but I wrote so many songs. I wrote far too many songs, and maybe this is why. This is the problem, writing too many songs. Too many songs that makes the album too long. But dice purtroppo troppo lungo, però oggi mi diceva che probabilmente uscirà su triplo vinile, per cui a lei, ragazzi, cioè, triple vinyl. You already made a video of a single from the album. Well, it's, I mean, video. Sì, adesso video. No, I mean, I don't know that you would call it made a video for that single. You know, I think we had some film of stuff. Okay. Diciamo che dire hai fatto un video per quel singolo è troppo. Avevamo qualche ripresa qua e là della roba così. I don't think it's a custom-made video for that song. Quello che voglio dire è che non è un video fatto espressamente per quella canzone. But does it matter? Ma è importante del resto. It's fine for you. It's fine for me. A me sta bene. What is the song about? God, don't ask me. Oh, well, perché me lo chiedi? No. Which song? Che canzone? Good on You, Son. Good on You, Son is just like an expression. Good on You, Son. It means good for you. Il titolo Good on You, Son in italiano vuol dire bravo, hai fatto bene figlio mio, quindi è un'espressione fatta. You know, whenever I see a kid from, say, from the UK, not necessarily from the UK, but from a more impoverished background, and he's doing really well somewhere, like he's doing really well in LA, in this song he is. He's got his own house, he's got his own car, he's got his own designer kitchen, he's got an interesting job, he's going off to meet a producer, he's got things happening in his life, you know, and whenever I see that and I think where he's come from, I think, good on you. I celebrate guys, person like that, rather than criticize them, I celebrate. Per me questa è una celebrazione delle persone che hanno avuto successo nella vita, magari partendo da origini modestissime, che siano dei giovani del Regno Unito o da qualsiasi altra parte, vedo che hanno successo, diventano architetti, designer o semplicemente nella vita riescono. Per me questo è importante, non criticare ma celebrare la vita. Good on You, Son, quello che noi diremo, ben fatto ragazzo, bene così. Yes. Okay, let's look at the video. Or the images around the song. Okay. Mi sta bene anche guardiamo il video. Any video. Good on You, Son. Direi che
Un video del genere fatto con immagini di studio, ma molte immagini dal vivo, fa venire voglia di vederlo live, naturalmente. So this kind of video makes us all wanting to see you live again. So are you planning to tour, to come to Italy? Well, it's a reminder actually how much fun we do have on the road, you know, we do enjoy, you know, just being, you end up being sore with the ribs, you know, from laughing so much on the road, you know. Guarda, ci piace tantissimo suonare live, anche perché alla fine ti viene male alle costole da quanto ridi quando sei in compagnia. Well, we have a good time. Davvero, ci divertiamo tanto. And I hope you have a good time. E anche, spero perché voi vi divertiate. So even if there are no fixed days, you can tell us that you will definitely come and play. Oh yeah, definitely. Oh yes, absolutely, definitely, certainly. Sicuramente, decisamente, certamente verrò in Italia. La domanda è più. Think it'll be in the summer. I think it's going to be in the summer. Dovrebbe essere d'estate. There are, you know, we're trying to fit gigs in and around the timings of the musical stuff, you know, so it's strange having this musical sort of, because normally the timetable would be a bit more simple, but now, darling, it's theatre now, you know, that's important as well. Stiamo cercando di incastrare gli show con le serate del musical. È un po' strano perché dobbiamo veramente far rientrare le serate in un calendario che è un po' più complicato con il musical in teatro. Allora, abbiamo qualche minuto ancora per delle domande che possono arrivare da dei colleghi giornalisti che so essere in sala, per cui chi comincia? E qualcuno gli passa un microfono? Ehi, ciao! Hello? Pronto? Hello? Sì, non ti vedo però. Sono Marinella. Ma lo so, ti riconosco la voce. Ah, eccola qua. Ciao, ciao Marinella. Okay, hi. Marinella. Marinella. Hi. Nice to see you again. È bello vederla di nuovo. Se vuoi puoi chiedere in italiano, traduce lei, oppure come vuoi tu. I can Thank survive. You. I can survive. Ce la faccio. The question is this. This is an era of electronical music. And the turn of the century hasn't been good for acoustic or electrical instruments, and we just talk about electronics, and we see less and less guitars. So what you notice that, of course, from your point of view, what do you think of this? Is it sad for you? Are you hopeful or not at all? L'era sempre più dell'acustica, scusate, dell'elettronica, sentiamo sempre meno acustico, sempre meno strumentale con la svolta ovviamente di questo secolo. È qualcosa che la rattrista oppure ha fiducia? Vedremo ancora chitarre? So if there would be a future for guitar music basically in an era in which everybody is into electronics, I mean the younger generation most of all. Are you hopeful for the future of guitars? Oh yeah, but very optimistic. Sono decisamente ottimista. I think even now, I mean, if you see, there are kids playing violins and kids playing folk music instruments, kids playing and trying to get into classical orchestras. So I think, you know, lots of kids playing acoustic instruments. Assolutamente sì, se vi guardate intorno ci sono ancora dei ragazzi, dei giovani che suonano il violino, che suonano la musica folk, che suonano strumenti, musica classica. C'è speranza. It's a great time for acoustic music actually. I think it's always, I mean there's always loads of interesting young artists around who are playing acoustic instruments. Probably as good a time as I can remember. Veramente è un'epoca d'oro questa per l'acustica. E ovunque guardiamo ci sono sempre nuovi artisti, giovani generazioni interessate alla musica acustica. Quindi forse questo è il periodo migliore che io possa ricordare. You know, but I like it if my guy's playing something, you know, on a violin and this guy playing whistle. I mean, they're great folk musicians, but I like to just come in with a really heavy guitar, you know, and play with that music. It doesn't bother me to put it all together, you know, with
the way that I think about it, I'm not elitist or orthodox about anything. I would put a concrete mixer in a song if I thought it would work. Io suono spesso con ragazzi che magari suonano il violino, suonano il flauto, suonano musica folk e poi arrivo io con un bel pezzo di chitarra e la cosa non mi disturba affatto. Per me l'importante è mettere tutto insieme, non ho una visione elitaria o assolutamente ortodossa della musica. Bisogna creare un buon mix. Aspetta Marinello, c'è ancora qualcosa da dire? Ah, okay. So you didn't answer if you see a future for guitar. Oh, right. Sì, vero, scusa. I see a brilliant future for the guitar, not for me, but for the guitar. Sì, io vedo il futuro radioso per la chitarra, non per me, ma per la chitarra. Okay. Marinella è contenta, sì? Altre domande? Any other questions? Sono qua. Dove stai? Sono Paolo Giordano. Ciao Paolo. Ah, sì, sì. Il riconoscibile del colore del golfino. Come sempre. Allora, due cose. La prima, un po' più seria, riguarda il titolo del disco. E anche, chiedo a lui, se è una sorta di incoraggiamento a chi attraversa un momento difficile, anche a questo tempo difficile. Cioè, se non è soltanto un modo di dire, ma anche un inno, uno slogan che Mark Knopfler sta dando a tutti noi. È la prima cosa. Yes, I think that's a very interesting angle and probably sums me up pretty well, yes. And there are a lot of people in dire straits, you're quite right. Decisamente sì, la sua analisi riassume bene quello che sento io. Ci sono tante persone che navigano in acque cattive, che sono in difficoltà, sì. Yeah, and so I think Good On You, Son does relate to that. Yes, I think it does, and I think it is. That is, it all fits together as far as. I mean, I hadn't thought of it, you know, the way that you have, but I had in a strange kind of way, I think. You know, it's, it connects with me. Sì, yeah. Good On Your Son si rapporta a questa idea e in realtà a tutte le canzoni dell'album. Io onestamente non l'avevo pensata nei termini che mi ha detto lei, però in qualche modo forse sì, si avvicina a quello che è il mio pensiero. Yeah. Adesso una cosa molto semplice. Now a second, very quickly. Sì, very quickly, una cosa che riguarda Money for Nothing. Sting, scherzosamente forse, a noi giornalisti italiani ha detto che quel suono di chitarra lui l'ha fatto abbassando completamente i bassi e alzando completamente gli alti della chitarra. Vorrei chiedere se è vero o se è una battuta. Questa è la domanda Riccardona, voi sapete cosa sono i Riccardoni ovviamente. Questa è la domanda da Riccardona. È una domanda improvvisata. He said that Sting, correct me if I'm wrong, Paolo. Yeah. Sting said in an interview that the guitar sound on Money for Nothing, you had it like lowering the bass and turning the highs up high. Is that true? Not really. I just put it. Sting, you're going to battle. He was joking. Never thought it was. He was probably drunk, you know. Forse era ubriaco. Don't tell him I said so. Però non diteglielo che l'ho detto, eh. Ok. Basta, qualcun altro qualcosa da chiedere? Dai. Una, se qualcuno gli dà un microfono a questo. Se no, dilla tu. So it's 40 years that you make music and 40 years that they listen to your music. I've got a okay. Personal favorite so song. So he has his favorite song, which is Tunnel of Love. Yeah.
Nobody's perfect, darling. It's alright. So he's asking if you have a favorite song. Thank you very much, by the way. Grazie intanto della domanda. Grazie, I do appreciate it very much. L'apprezzo moltissimo. I don't sit at home listening to my own records. Io non è che sono a casa seduto ad ascoltare i miei dischi. I think the idea of that makes me rather embarrassed. I don't think I could do that. Mi imbarazza anche il solo pensiero, non sarei in grado di farlo. I wish I could reduce myself to tears. Mi piacerebbe potermi ridurre in lacrime. But I can't. Però non posso. I think if you get a percentage back on, you know, like of success on a song, and sometimes, you know, you take the gifts that come from other musicians and play on it, perhaps, or who knows where all that comes from. Pensate che se prendete la percentuale di successo di una certa canzone e in realtà è il frutto dei doni e delle brave persone che suonano con me, come faccio a dire qual è l'origine, da dove viene il successo? You win some, you lose some, I suppose. Si vince e si perde da qualche parte. I mean, that's all I want to do is make it succeed. Chiaro, io quello che desidero è che la canzone sia di successo. But it's easier said than done. Però è più facile a dirsi che a farsi. I mean, all I want to do is to write a good song. Quello che interessa a me davvero è scrivere una buona canzone. Big if. Possibly, you know, and then try to make a good record of it. Another big problem, you know. Scrivere una bella canzone con delle buone parole, un buon ritmo e farne un disco di successo. So if I can do those two things a little bit okay, then that's what I'm always trying to do. Poi in realtà mi basta fare queste due cose in maniera decente, che sia ok. Ecco, with questo è l'obiettivo. With varying degrees of success. Ovviamente il grado di successo varia. One song at a time. Song by song. One song at a time. Yeah, one song at a time. Appunto, una canzone alla volta. È stato molto bello avere questa sera questo eroe della chitarra, questo guitar hero. È un grande cantautore, un grande musicista che ha riempito le nostre vite di musica e continuerà a farlo con il nuovo album e il nuovo tour quando verrà a suonare in Italia. Quindi è stato un onore avere qui Mark Knopfler.